E aí Buonasera e benvenuti al Caffè di Rete Sole. Abbiamo come ospite parleremo di musica, ma anche molto altro con un avvocato che è anche giornalista che è anche conduttore radiofonico in due parole Luigi Luccarini. Bentornato. Grazie, Lorenzo, buonasera. Buonasera a te, Luigi. Allora, intanto una domanda sull'attualità stretta. Sei arrivato qui senza problemi? Hai trovato traffico? <ride> no, non ho trovato traffico, anzi sono stato abbastanza aiutato da dal fatto che il traffico è convogliato da tutt'altra parte, per fortuna, perché quello che ho visto il, giorno, il pomeriggio del giorno 1 era veramente una situazione paradossale. Ma siamo in un periodo di fiera dei morti, sì, quindi... Ho, rapito, eh. ho visto gente veramente che deve aver deciso di, di trascorrere l'intero pomeriggio dell'1 novembre in coda, perché era una situazione assolutamente ingestibile, insostenibile, io non riesco a capire come, come non ci si renda conto a volte che... Mettersi in auto per poi stare in auto non è la soluzione migliore Massimo per trascorrere un giorno di festa. Tra l'altro immagino i livelli di inquinamento che si siano realizzati in quella zona. In quella zona. Senti, rimaniamo nell'attualità. E a parte scherzi, volevo farti una domanda così al volo sul terremoto, insomma, come si è vissuto ecco, in questi ultimi due mesi? Ecco, eh, questi eventi. Che... Non so che dirti perché io non avendo vissuto sempre a Perugia ho sperimentato il terremoto del Friuli, l'ho sentito piuttosto bene all'epoca, non, non vivevo ovviamente in Friuli ma in una località del nord Italia e mi sono preso anche la, scossa del, la seconda scossa del, del Friuli che avvenne un anno dopo trovandomi in quell'occasione in Friuli in un appartamento che stava intorno al tredicesimo piano di una torre. Ah, quindi. E, esattamente, quindi eh, ricordo bene quella, quel tipo di emozione e, e quel tipo di paura, che poi secondo me è anche una paura gestibile, dipende un po' dalle circostanze. Magari ero piccolo, quindi mm. la gestivo anche meglio. Eh, diciamo per, cui, per cui, eh, queste poco. scosse, no, no, si è sentito cioè, bene. Sì, Io, no, dico, a casa I danni, bene. insomma, ecco, sono stati sì. Però devo dire che eh, era eh, l'ultima scossa, scossa quella che ha, purtroppo ha buttato giù tutta Castelluccio, che per me è un dolore terribile, perché per me una, Castelluccio è, 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 dovrebbe essere patrimonio dell'umanità. L'ho sentita e ho avuto veramente paura, ho avuto veramente, un po' perché era la mattina, mi ero appena svegliato, sì. un po' perché all'inizio di, dicevo tra me, vabbè, aspettiamo, tanto finisce. E non finiva, e non finiva mai, mai. E non finiva mai a quel punto. Però uno che diceva che ormai aspetto. E, ah, certo. e, ma io che il, fare, problema che, no, il problema è che poi uno ha quel momento di terrore. Per carità ci sono poi tante soluzioni per uscire di casa un secondo, non, non ci vuole molto. Quindi Beh Dipende no, poi dove stai. Sì, ma però insomma, mh, la, mia, la, la, la logistica di dove abito mi consentirebbe una via di fuga in uno o due secondi al massimo. Poi il pensiero va veramente a chi lo subisce, cioè io provo un, un dolore terribile per quelle popolazioni perché io immagino che cosa significhi, provo a immaginarmi perché è una situazione che non ho mai vissuto, provo a immaginarmi che cosa significhi vedere, vedere andare... Il macere la propria casa, le proprie cose, non poter rientrare nella propria abitazione, essere costretti a vivere in condizioni di emergenza, anche solo l'idea di dover abbandonare un posto che si ama mh, o e convivere con una, una paura di questo genere. Penso che tutti noi dovremmo fare un passo indietro, fare almeno gli spaventati per fenomeni di questo genere e pensare immediatamente a chi veramente si trova sopra le perché quelle persone sono veramente. Persone che vanno sostenute in tutti i modi. E speriamo insomma, che la fase de dell'emergenza ecco, venga a Dipende, dipende dalla madre terra perché la, fase ah, de la vera certo. fase dell'emergenza sarà quando la terra avrà dato un po' di respiro, cioè sì, sì. Di terra, perché convivere comunque con 10-15 scosse al giorno è faticoso anche dal punto di vista mentale. È considerato che per far perdere il controllo dei nervi a una persona normale ne basta una e in un anno, figuriamoci chi. E qui eh, no, si tratta proprio di uno sciame che eh, eh, non finisce non mai. Finisce. Senti, adesso lasciamo da parte il terremoto e... Speriamo i, per i, sempre, i, dai. Speriamo per sempre i brutti eventi. Eh, parliamo un attimo di musica, un attimo. So. Mm. Cominciamo a parlare di musica perché l'altra volta, tu, è la seconda volta che sei qui... Eh, da noi, mi pare. Sì, sì. eh, Ci eravamo salutati dicendo: eh, magari la prossima volta parleremo eh, un po' di musica perché è una fetta perché è la mia passione principale. Esatto, una fetta importante: sono ragazzi, sono cinema e musica. Sono. Anche se io nasco televisivamente ma anche radiofonicamente come giornalista sportivo. La mia vera passione in assoluto è musica. stata la musica. Prima ancora la musica e il cinema. Però la musica un po' ho cercato in maniera del tutto artigianale di, di, di farla. E quindi mi è ancora più dentro rispetto al cinema, che ho potuto godere soltanto da spettatore, da cultore. E tu sei stato cantante, sì, autore e leader no? in una bella. Beh, leader è una Va parola beh, grossa, beh, dai, No, sì. non, è, non è nemmeno corretta. Non è io ero il frontman, cioè, <ride> il frontman e, non, e non me la cavavo neanche, neanche troppo bene, perché ero uno che eh, aveva un po' l'ansia del palco. C'erano altri, cioè c'era soprattutto un vero leader che era il nostro tastierista. Che non voglio nominare perché lui adesso fa tutta altra cosa e non gli piace essere, essere ricordato. <ride> e allora non lo nomino. Comunque con, con quella band. Eh, sì, di cui non no, questo lo posso dire, Jack Savannah si chiama. Ok. Eh, Nome stranissimo, di cui non ricordo assolutamente l'origine. Non ricordo l'origine. Però avete aperto, se non vado errato, la prima edizione di Arezzo, di Wave. Arezzo Wave. sì. Sì, fu cioè, molto... Voi siete la prima stati band... il, la prima band della prima edizione di Arezzo Wave. E ricordo che c'era questo palco enorme e devo dire che è, stato, è stata un'emozione straordinaria perché c'era tanta tanta gente, cioè si vedeva che era una manifestazione destinata poi ad assumere ah, un rilievo molto molto importante. E della compilation, del, perché ogni anno credo sia uscito questo disco che riassume un po' i gruppi partecipanti. E ce l'hai? Ce l'hai ancora? Lo sai che Lo sai. <ride> credo di sì, ma non sono sicuro se l'ho prestato a qualcuno e non me l'ha restituito. Allora, facciamo perché... un appello allora a chi ci ascolta a restituire <ride> no, la compilation. Sicuramente in giro, cioè, perché credo fosse della Polydor, della Polygram uh -huh. il disco. No, no, o beh, della... La produzione insomma, eh, è sì, importante. Sì, sì. sì beh, è sempre stata una manifestazione eh, di, grande, di grande importanza e, e di grande organizzazione. Tra l'altro, ci arrivammo mandando un demo tape, quindi ci fu una preselezione, mm -hmm. per cui insomma, non, non è che si andava lì no, certo, all'avventura. Un bel risultato. È sì, anche sì. Una cosa Io avevo... la cosa che ricordo distintamente era questo palco enorme, ma soprattutto l'enormità della strumentazione a cui noi ragazzi, perché tu devi considerare che queste cose avvenivano agli inizi degli anni '80, quando eh, ragazzi come me. Allora non avevano una lira. Quindi per comprarsi che so, un registratore a quattro piste, un microfono, bisognava fare mm -hmm. i salti mortali, le creste sulla spesa, eh, magari anche mettere le mani il portafoglio del, del papà dieci e della mamma e le... fregare i 10.000 lire. Quindi siete arrivati e poi lì eh... avete visto un, una strumentazione Io in, mi portavo ancora, non ricordo, un delay analogico. Mm -hmm. e in, salì sul palco quando c'era il sound check e chiesi dove lo posso mettere, che cosa mi fecero dalla, dalla regia e un delay no, ce ne sono cinque digitali mi dissero non ti preoccupare vabbè già il direi cioè, è per chi non lo sapesse è l'effetto che, che serve, eco. fa l'eco della voce insomma. che anni erano insomma questi, questi erano cosa anni... resti, che cosa è rimasto di questi anni 80 per parafrasare es, un rap ascolta mh, di questi anni 80 non è rimasto praticamente nulla nel senso che purtroppo all'epoca non c'era la digitalizzazione delle, delle produzioni, che si facevano quasi tutte su audiocassetta sì. a nastro, quindi puoi immaginare che fine abbiano fatto. E non c'è però più l'entusiasmo che c'era allora. Adesso non, non trovi nella musica dei talent, non, non c'è assolutamente l'entusiasmo, c'è l'ansia del successo, che è tutta un'altra cosa, che poi fra l'altro quasi mai porta al successo. Per cui quello che c'è stato negli anni Ottanta, che poi è stato un tentativo di riprodurre in Italia un fenomeno musicale che si era sviluppato in Gran Bretagna soprattutto. Come eh, molti fenomeni musicali. Sì, come le... molti fenomeni. Ma in quel momento l'energia che arrivava dalla Gran Bretagna a livello musicale, che poi era l'energia di una generazione di giovani, ha veramente contagiato gran parte dell'Europa, ma soprattutto l'Italia. È stata forse la prima volta in cui l'Italia si è messa all'avanguardia nell'emulare un fenomeno artistico britannico, anglosassone. E, mh, non ha dato origine a moltissimi gruppi o comunque risultati commerciali, all'eccezione di Tfiba che più o meno hanno cominciato a suonare quando suonavo io. Sì, e si, vedeva eh, comunque, no, eh. si vedeva comunque che avrebbero fatto un, un gran salto in avanti, però per farlo mi pare di ricordare che loro sono dovuti andare in Australia e lì hanno ottenuto il primo successo commerciale per poi essere proposti in Italia come gruppo non più di nicchia ma di punta però tutta eh, quella generazione che ha suonato mh, in tutti gli anni 80 eh, ha ottenuto poco o nulla sostanzialmente perché eravamo quasi tutti scarsissimi presi con problemi economici <ride> terrificanti no, ma non è che non è in questione di essere problemi economici non avevamo i soldi per dotarci di quelle strumentazioni eh, il bassista va a comprare certo. il suo basso, il chitarrista la chitarra, ma poi mancavano le possibilità di, di andare in uno studio di registrazione a, a registrare un demo tape era, era un'impresa titanica, anche lì si trattava di aver fatto un anno di risparmi, però, però eh, siamo cresciuti con... Il un, fermento c'era, insomma... Sì, sì, se... sub, Per esempio a Perugia c'era questo magnifico locale del Suburbia mm -hmm. che oltre ad ospitare noi, non noi come gruppo Axavaria, ma... I vari gruppi locali e eh, propose dei concerti molto importanti di artisti che altrimenti in Italia non avrebbero avuto alcuna visibilità Adesso come c'era il Tenax questo. a Firenze. Non diciamo, so. negli anni 90 è un po' è, è proseguita un pochino questa sull'onda del Grange, mi ricordo. Insomma, sì, quella era l'epoca un, sì, sì, un po' mia okay. Sì, però eh, la stagione dei concerti, secondo me, è finita, cioè, la stagione dell'appetito del pubblico per i concerti è un po' finita sia per la fruizione che sia della musica in generale a livello televisivo visuale per cui non c'è quella necessità proprio di vedere l'artista che non hai mai visto quindi tu dici adesso almeno vedo su youtube eh. esatto i video sono talmente perfezionati le, le, sono vere e proprie opere cinematografiche a volte non, non hai più quella, quella necessità di vedere all'epoca proprio vedevi l'artista al violo e in faccia per la prima volta perché non c'era altra modo sì, qualche trasmissione ogni tanto mandava qualche video ma non c'era nemmeno questa esplosione di, 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 di clip che praticamente fanno sì che per 11 pezzi dell'album tu ti trovi un 11 quasi video eh no? sì, a quel punto lo puoi, lo puoi godere indifferentemente o, o, o con un disco o comunque guardando, guardando lo sviluppo cinematografico del, dell'opera musicale beh sì che poi una volta eh, poi i video no. erano e poi la il gruppo. No? adesso invece fanno più vedere sì, altre, altre situazioni sono film, sono piccoli esatto. film di 3-4 minuti e poi ci sono stati grandi, grandissimi concerti che secondo me hanno anche quelli un po' eh, contribuito a diminuire l'impatto della fruizione, perché se io vado a vedere un concerto dal vivo con 60.000 persone e sono costretta a guardare il cantante, il gruppo da, un, da uno schermo, schermo, da uno schermo eh, allora cioè, dov'è l'impatto? All'epoca eh, i concerti si guardavano in prima fila, si arrivava un po' prima per stare nelle prime <ride> file, ma quelli che arrivavano, perché siccome tutti non potevano stare nelle prime file, quelli che arrivavano dopo, si... io mi ricordo un concerto dei Dead Kennedys eh, al Quasar, che praticamente, eh, un po' perché eravamo tutti, no perché il palco era rotondo mi ricordo, e quindi eravamo tutti messi in circolo attorno al palco, ma lo si vedeva, Yellow Biafra lo si vedeva a 5 metri. Questa è la fruizione di un concerto rock, non può essere la... Allora, al limite, mi piace più quella che si fa in alcune occasioni in Gran Bretagna, dove si sta seduti mm -hmm. in un teatro, ci sono dei artisti che fanno concerti, anche dei, dei gruppi che fanno concerti di questo genere, ma quello è più godibile. Più intimo, insomma. Ma un concerto da 60.000-70.000 persone può, avere un certo tipo di emozione, può dare un certo tipo di emozione, ma alla fine ti regala poco. Senti, andiamo agli anni 90 adesso, perché eh, la musica è la tua passione... Ma nella musica, eh, una delle passioni è quella degli Oasis, no? ah. questo gruppo che ormai si è sciolto, insomma, qualche anno fa eh, eh, 2008. 2008. Ecco, tu sai tutto, praticamente degli 28 Oasis: il 8 agosto del 2008 a Parigi. Ecco, io so della tua passione per questo gruppo, ma non so ad esempio come è nata questa passione. Beh, io sono comunque nell'ambito musicale, sono un bitolziano Nella grande Quindi, dicotomia ecco ecco la grande per... dicotomia. Del, del rock and roll, no? Beatles o Rolling Stones, io sono sempre stato dalla parte dei Beatles e io esiste quanto secondo me di più vicino uh, ai Beatles sia stato realizzato negli ultimi 40 anni. Per cui, proprio a livello di orecchio, è quel tipo di musica che mi soddisfa in maniera totale. E poi, secondo me, si tratta di un gruppo con una mente creativa spaventosa. perché io credo che Noel Gallagher sia. negli ultimi 50 anni credo che sia stato l'artista più, più importante in assoluto nella musica pop, perché lui a quanto sapevo, a so, quanto mi hanno raccontato, aveva 60-70. Cioè quando ha, ha, ha fatto il primo disco, aveva 60-70 pezzi pronti. Quindi si tratta, si tratta di quelle coincidenze che rendono una persona un genio. Ecco, per me è, si tratta di un genio, è un genio e della musica pop, non certo, è che è un genio certo, so, certo. E è capace, è stato capace secondo me di creare dal niente, perché effettivamente questo gruppo è, crea, è nato dal niente, senza alcuna forma di promozione. Si sono promossi da loro. Hanno trovato un, un produttore intelligente, ma eh, non è che avessero qualche particolarità, non è che fossero i Sex Pistols che si vestivano in modo diverso, che sfasciavano. No, infatti, no erano un gruppo, abbastanza esatto, ordinari, ordinari nell'ambito del Britpop. Potevano essere niente, poteva essere tutto e quindi hanno vinto soltanto la... non, non, sono, non sono nemmeno un gruppo che abbia fatto concerti eclatanti, cioè atteggiamenti eclatanti sul palco perché gente erano musicisti molto concentrati poi molto, molto, mo, molto poco mobili a parte gli screzzi un po' no, è quella, di... quella è la parte, la parte forse diciamo, lì che hanno uh, no, ma uh, secondo me quello invece è stata la parte no, 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 no mm. assolutamente no, no. Senti, ma è vero che stai scrivendo un libro su di no, loro? No, magari, sì. <ride> Mi piacerebbe, però dovrei avere più materiale e, e poi dovrei so conoscere l'inglese perché sicuramente, anche per, <ride> an per l'analisi dei testi, non, non sono all'altezza di fare queste cose. No, semmai potrebbe esserci una trasmissione dedicata a Ioesis, anche perché sta per essere proiettato, sì, per uscire nelle sale, per sì. uscire sale, il film per tre soli giorni, il loro docufilm, che non sarà niente di epocale, però secondo me il concerto di Neuwirth con 250.000 persone a vederlo è, è sintomatico, insomma il 5% della popolazione inglese chiese biglietti, 2 milioni e mezzo di biglietti chiesti per un concerto. Ma lì ci saresti era andato anche a un chilometro dal palco? Lì sì, perché era un evento, concerto all'aperto, poi quel parco è stato molto utilizzato ecco, già fa, e poi credo perché è diverso, perché era un concerto che iniziava il pomeriggio, quindi con la luce solare, è tutto un altro tipo di esperienza. Un evento, diciamo. Sì, ma già concerto... farlo in un parco. Io sono i concerti nei palasport, negli stadi. Cioè. Non, non, non intravedo grande emozione ad andare in uno stadio a vedere un concerto dalla gradinata come vedere una partita di calcio. Non, non, non vedo che motivo di entusiasmo possa esserci. Un concerto fatto su un prato di un parco ha sempre indubbiamente il suo fascino. Insomma. Anche se poi 250.000 persone da contenere, non sono facili da contenere, soprattutto diventano un problema anche per chi c'è in mezzo, insomma, perché non è. Ma in quel caso forse sì, ci sarei andato. Senti. A proposito, ancora di musica, vorrei ricordare che in questo periodo stai conducendo due trasmissioni sì. dagli amici di Umbria Radio, no? una che riguarda più la città di Perugia, no. E' una un pochino più sì, dedicata una, alla diciamo, musica. Sì, una abbastanza scherzosa perché è eh, la trasmissione che conduco con Andrea Luccioli che saluto. Ciao Andrea. Ciao, salutiamo anche noi. Salutiamo Andrea Luccioli. E, mh, è una trasmissione che nelle nostre intenzioni deve essere un divertimento delle 18.30 del lunedì, quindi un giorno abbastanza antipatico il lunedì perché in <ride> genere alle 18.30 magari qualcuno si trova fermo. Sul raccordo, raccord, chissà in eh, questo, questo periodo poi. Se sotto le gallerie funziona la ricezione audio e la ricezione radio, tu puoi sentirti la trasmissione che non ha nessun interesse, cioè non è che è una trasmissione comica, però cerca anche di farti fare due risate. Poi mh, la nostra intenzione, quella mia di Andrea, era anche di offrire una possibilità di esposizione a personaggi della città che produce dischi. O chi ha intenzione di aprire, di, 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 di gestire una manifestazione. Mm -hmm. Siamo, mm, vorremmo anche essere una trasmissione di servizio da questo punto di vista. Certo. Abbiamo cercato di ospitare qualcuno, abbiamo ospitato già eh, dei personaggi abbastanza interessanti, ci auguriamo di poterlo fare in futuro, ma sempre in un tono abbastanza divertente. Eh, informale. No, informale, eh. esatto, esatto, è una parola esatta. Poi c'è una trasmissione che conduco io che eh, si chiama Comma 22 e va in onda in prima battuta il giovedì alle 23, che è una trasmissione che dedico esclusivamente alla musica, che purtroppo è solo musica anglosassone, perché io ho questo limite. C'è cioè questo pallino... No, io no, proprio questo limite, non riesco a sentire altro. Cioè non riesco a sentire musica italiana perché oggettivamente ormai sono talmente abituato a sentire, anche se non lo conosco, questo suono della lingua inglese che è come se per me si possa cantare solo in lingua inglese, faccio veramente fatica. Eh, C'è una certa età, quindi è difficile <ride> poi riabituarsi a... Eppure poi... poi io cantavo in italiano, eh. io ho sempre cantato in italiano. Qual è sempre. il limite della musica italiana secondo te? Per come lo vedo io, è proprio un problema di musicalità. Di Ed è un problema proprio. che io, per esempio, superavo, io non sono mai stato niente di eccezionale. Però quando io scrivevo i testi sulle canzoni, che erano naturalmente canzoni rock, diciamo, pop rock, io le scrivevo sui suoni, cioè dovevo articolare prima i suoni accompagnando quella che era la traccia musicale e poi scrivere un testo che avesse un senso compiuto ma utilizzando i suoni e quindi le parole che meglio si adattavano a quei suoni proprio per evitare certe forme di, di asimmetria, di, di aritmicità della lingua italiana che ci sono. Che ci sono. Ma Perché questa è, è la tecnica Mogol-Battista, <coughs> però. Complimenti prima a un la musica gol. e poi i testi. Sì, sì, Quindi ma tu... io facevo prima gli, gli suoni, dei suoni, cercando vocali e consonanti che potessero legarsi so, alla linea di basso, alla linea di chitarra, e poi cercavo le parole, ma era un lavoraccio. Eh. C'è chi, chi, chi fa lavori peggiori, perché io, per esempio, penso che Caparezza, ecco, Caparezza è un artista che io amo molto, Caparezza credo che per scrivere un testo non dico impazzisca, in ma insomma quasi, perché. Beh, volte, esatto, probabilmente <ride> l'esplosione perché la senta quasi la perfezione. A volte un testo di, di caparezza, quello, tra l'altro, di è diverso senso, però non... dallo scrivere penso no? musica rock pop. La... Beh, ma lui è molto per... rock. Al di là del fatto sì. che sembra un artista rap, è molto rock, ma il tipo di senso compiuto che dà il pezzo, la ricerca delle parole e nonostante tutto la capacità di utilizzare fonemi che ben si inseriscono nella, nella linea musicale, per me, lo fa il numero uno in assoluto, anche superiore a Mogol. Da te te, eh, adesso che ne parli, ti arrivano proprio diretti? Cioè, quando tu senti un pezzo di caparezza ti arriva proprio tutto. No, non so come, no, A me punto. sì. Per dire, a no, eh, non, tu non arriva tutto. Ho bisogno, di, no, ho bisogno di più ascolti. Però è molto diretto. E ho bisogno di separare a volte l'ascolto della musica dall'ascolto della, della voce. Proprio perché è talmente ben inserito mm. il, il, il testo nella, nella, nella linea di Ah, melodia, tu dici che, che lo dimentichi fai, no? Fa, no, fai fatica mm. a seguire tutte le parole. Oltre ad essere a volte testi abbastanza complessi, eh, perché ci sono. Beh, comunque, eh, spesso c'è una storia no? sì, 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 che no, riesci Io comunque riesco a seguirla abbastanza. Io ripeto, per me in assoluto può non piacere. No, per strane, secondo me ti concentri sulla, mh, sulla musica. Io ecco, considero tut, un tutt'uno il brano. Non, non, Quello, non sì, certo. E, mh, per me considero il numero uno. Capisco che qualcuno potrà trovarlo irritante per il contenuto delle sue canzoni, però cioè, su, dal punto di vista della tecnica. Ecco, lui è un vero artista completo e avrebbe sicuramente meritato un diverso tipo di considerazione, ma purtroppo i soliti problemi politica, eh, perché so, si è anche schierato politicamente. Beh, non solo lui, insomma, come altri. Sì, che... però Vabbè. Caparezza io l'avrei visto celebrato ad altissimi livelli, in Italia almeno. Cosa che non è stata. Assolutamente. Invece. Senti, talent... I talent sono piacevoli a volte, però devo dire che negli ultimi anni mi, sono sembra, mi sembrano un pochino meno brillanti, insomma. È più spettacolo televisivo mm. che espressione musicale. Tu hai detto l'ansia la question... del successo, parlavi sì, di Sì, però anche per come vengono impostati. È più un tentativo di offrire un ottimo spettacolo televisivo, devo dire, da quel punto di vista, niente da dire, anzi. Quello più, più importante, insomma, X-Factor è sempre godibile come fruizione televisiva. Sotto il profilo musicale, però, si vede meno. Diciamo che forse il mercato è stato ammazzato, quel tipo di mercato è stato ammazzato da Mengoni, perché non è che ogni anno può nascere <ride> certo. un, no. un personaggio. Che poi, fra l'altro, Mengoni sì, però anche lui mi pare che una volta. Che l'onda lunga di quel tipo di, di, cioè, di. ha vinto anche il Festival di Sanremo, eh. bisogna dire. Non sì. so se è ha contato. Potrebbe essere accontato. una seconda onda lunga, però non, non lo si vede ai livelli che uno si poteva aspettare no? da questo punto di vista, perché poi un conto è saper cantare, un conto è avere sì. i brani. No, un conto è essere creativi. Ah, certo. No, eh, o, o se c'hai qualcuno. La questione che che di Gallagher: no? No, il Gallagher ti ah, sì. arriva con 70 pezzi, ne fa un album con 8, ce n'ha 62. E questo significa essere creativi ai massimi livelli, poi al limite lì il problema è non, non ripetersi, non, non, non stare sempre a ripetersi. però eh, ecco. Noel Gallagher, diciamo al periodo degli USA, cantava per lo più al 90%, cantava il fratello, perché no? Sì, però cioè, aveva una voce più lui. riconoscibile. Però i pezzi all'inizio eh, di scritto. Poi però ha lui. saputo, no? Credo alcun... che soltanto dal, dal quarto album lui abbia cessato di firmare tutti i pezzi, perché mm. altrimenti credo che tutti i pezzi no, degli USA, so. dei primi tre album, siano stati tutti firmati da lui. Comunque dico si è riscattato no? con gli eh, Ike Flying Birds. Si no? no, eh, è riscattato lui praticamente negli ultimi album. Già, già le, le sue canzoni erano, sì, erano sì, già in sì, anticipo canta, della sì, carriera sì. solista. Non solo le sue canzoni, ma si vedeva proprio a partire soprattutto da Shandor of Giants, che è il quarto album, si vede che eh, le canzoni firmate da Noel Gallagher vengono eh, in video, vedi solo Noel Gallagher. Lì non c'è. Le canzoni firmate da Liam, quelle che ho cominciato a firmare, vedi solo Liam, no, non c'è. Cioè già si capiva <ride> si che... Si capiva dove andava a sede. Perché effettivamente ehm. poi lo stile era abbastanza diverso. Ma lui all'inizio, ma lui la storia, la storia nasce dal fatto che la curiosità di questo gruppo è che eh, i Oasis esistevano come Reign e avevano Liam che faceva il cantante e altri componenti che poi sono stati i componenti originali dei Oasis. Noel Gallagher era negli Stati Uniti in tournée con eh, gli Spiral Carpets, lui faceva il rodi, non ho capito bene se faceva l'uomo di fatica o il tecnico del suono, comunque questo tipo di lavoro. Torna e la mamma gli, eh, gli dice perché poi loro avevano solo la mamma che il papà era andato via di casa, insomma, mh, hanno avuto anche l'infanzia e l'adolescenza abbastanza complicati, complicate. Complicate e mh, la mamma gli dice "Vai a vedere un poliem che sta suonando con un gruppo". Lui va lì, sente, e ti garantisco, l'ho sentite anch'io, roba terribile, eh, perché erano veramente terribili. E ha detto, C'è le mani. Su YouTube lo trovi, c'è un disco che proprio raccoglie le prime, pr eh. le prime cose quando si chiamavano Rain. Ma terribili, guarda Lorenzo, una cosa veramente... Sono curioso, e dopo andrò a vedere. Poco ascoltabile. Allora lui dice, io adesso divento il capo, e, cioè, e, e li ha messi a posto. Beh, certo, mesi... Se già è andato lì e ha fatto Wonder Wall così uh, avranno detto: Beh, facciamo questo. Ah, è una cosa incredibile perché, se tu consideri che il primo album è uscito ed è andato immediatamente al primo posto in classifica e non aveva una promozione stordente, capito? Quindi, mh, è veramente un fenomeno musicale, grazie a Dio. Ancora ne, meno negli Stati Uniti, ma in Gran Bretagna esistono questi fenomeni musicali. L'altro giorno, che... per esempio, mi sono occupato di Massive Attack, un gruppo che in Italia magari non conosce nessuno. Beh, mm, negli anni pochi. 90 se, sì, se però, ne parlava un po'. Sì, Se ne parlava ma un po' così, Marginal. se la gente conosce, le persone conoscono i Massive Attack soprattutto perché alcune canzoni sono state inserite in serie televisive, film ah, certo, sì. o videoclip, sigle, uh, sigle, sigle, sigle pubblicità. Per... Cioè un disco difficile come quello dei Massive Attack, è andato al primo posto in Gran Bretagna senza, cioè, senza passare dal via. Questo tipo di orecchio musicale. c'è un'altra cultura. Sì, c'è sì, un'altra esatto. cultura. Un cultura che però nasce dal fatto che loro suonano. Nelle università, eh, se tu guardi la storia di questi gruppi, tanti gruppi, eh, ho guardato per esempio la storia del Coldplay, per esempio, si incontrano in università, la scuola superiore. No ma anche e prima, fuma. loro an sì, anche alle scuole, scuole elementari. elementari in China per esempio sì, si sì, conoscevano sì. quando erano bambini, che facciamo? che facciamo? andiamo per il corso, non so, andiamo al centro commerciale, no, andiamo a suonare, eh, magari a 12-13 anni cominciano a fare questo. Ecco, in Italia, per esempio, se suoni non c'è nemmeno lo spazio, no? perché i vicini ti mandano via sì, o sì, i può... vigili, <ride> diventa tutto un problema. Lì eh, esiste un'altra cultura, e, esiste una maggior dinamicità, esistono locali dove ti puoi continuamente esibire. Io so che, per esempio, nel centro storico si è aperta qui a Perugia, si è aperta una polemica perché c'è troppo rumore, ma cioè se in un centro storico di una città come Perugia non si può suonare all'interno dei locali perché questo genera rumore e disturba. La gente che vuole dormire, ma allora quando, quando, dove la fai e quando la fai la musica? In una città come Londra, ma anche in tutte le città grandi inglesi, cioè eh, si suona dappertutto. Sentiamo. Giustamente direi, perché è il, è il modo più godibile per fruire, per, per, il modo migliore per godere una serata in un pub o in un locale sentire qualcuno suonare dal vivo, non certo mettere la solita radio, la solita, è è il solito chiaro. disco pre-registrato. Senti, sta scadendo il nostro tempo. Volevo, volevo, farti, eh, visto, via. volevo farti una domanda a proposito di, di Inghilterra, no? la Brexit. Eh? Mh, ho visto, mi ricordo che Gallagher non era molto... No, Gallagher <ride> ha detto che secondo lui i politici sono idioti, la gente è idiota al 99% <ride> i politici dovrebbero essere pagati per, fare, per decidere al Lui è molto scheletrico, però è stato di... Eh, è stato un buon profeta perché lui aveva capito che il voto avrebbe premiato la Brexit e, io ti devo dire la verità eh, bisogna, bisogna ancora aspettare tempo prima di tutto perché poi ancora la Brexit è solo sulla carta ah, certo. e, e richiederà una cambiata. serie di negoziati e potrebbe anche succedere che eh, cambiano idea alla fine perché queste poi sono vicende di alta politica addirittura di carattere internazionale che figuriamoci se possiamo gestirle in, in ambienti così, cioè ah, con eh, quattro chiaro. parole però è stata un po' drammatizzata perché oggettivamente la Gran Bretagna è sempre stata un'isola, la sterlina è sempre la sterlina. Quindi sì, ci sono dei rapporti commerciali più o meno estesi, ma cambierà qualcosa, cambierà anche molto. Ma non credo che si possa pensare a una sorta di isolamento eh, politico Britannia. ed economico della Gran Bretagna, è una cosa abbastanza ridicola. Per cui io ho sempre pensato che certe cose vengono gonfiate all'arte dall'informazione per per creare i presupposti di altro tipo eh, di, di, di situazioni. Per spostare anche l'attenzione. Spostare l'attenzione oppure far sì che parti politiche interessate in un certo tipo di, di risultato abbiano armi dialettiche da usare. ma Io una vera analisi sugli effetti della Brexit non l'ho ancora vista. I dati che arrivano sono più o meno oscillanti, c'è chi dice che ha migliorato la situazione in Gran Bretagna, c'è chi dice che l'ha peggiorata. Per capirlo ci vorranno almeno due anni e tra due anni probabilmente ancora non si sarà realizzato. Insomma, Senti, che... va bene. Tra due anni magari ne riparleremo. Eh, sì. Prima ancora, però, magari una delle prossime puntate parleremo con te di cinema, no? che è ecco, una delle altre cose. Sì, sì sarebbe una cosa piacevole perché il cinema nasce ancora prima della musica. L'unica cosa che il cinema non, non l'hai praticato. Non l'ho mai <ride> praticato in nessun modo, l'ho solo tanto, tanto goduto. Grazie Luigi. Grazie a te Lorenzo e grazie a tutti voi. Bene, grazie ai nostri telespettatori. L'appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci.